Roberto Vanni. Ciao. E dovevi darmi il tempo di dire ciao. E gli avete Vanni. Ciao. Ciao. Non salutiamo quelli che ci rompono le balle. Non facciamo mica come Vini che saluta i suoi fans, e no, noi salutiamo solo i nostri fans. Sì, quelli che ci, no, fans, quelli che ci ascoltano e quelli che fanno critiche sterili invece non li salutiamo. Ascoltami un secondo, il disco estratto oggi è il più bel disco di Stevie Lukather. Beh, opinabile, però. Per me è il più bel disco, è anche quello più rock, insomma. No, Candyman. Per me questo è proprio il più bel disco che abbia mai fatto, a prescindere dalla discografia di quel sotto. Per me questo è il più bel disco di Lukather. Bene, per te è il più bel disco di Lukather, ma anche per me è uno dei più bei dischi di Lukather. Ma detto ciò, abbiamo parlato di Monsters of Rock 88, 90. E abbiamo deciso di fare 91-92 perché 91 era un po' scarso. Era un po' scarno. E quindi insomma abbiamo deciso di fare un puntatone. Non ha tanti gruppi quello del 91. Quindi... Esatto. Anzi, quello del 91, che è quello con cui iniziamo. È stato forse una delle poche edizioni che è stato quasi uguale alla versione di Donington, solo che mancava il gruppo più figo, mancavano i Motley Crue, porca vacca, e quindi a me all'epoca diede abbastanza fastidio. Però a parte, mi pare che aprirono in negazione, che qualcuno di voi se lo ricorda, però il gruppo che poi aprì in maniera internazionale fu i Black Crowes, che io non conosco, non con Shake Your Money Maker, sì. Ah. E fratelli Robinson, e allora i Black Crowes erano reduci del, cosa c'è il pezzo, c'era una cover di Twice as Hard, la cover di Artist Ready, Jealous Again, Sister Luck, Could Have Been So Blind, Seeing Things, Hard to Handle, Hard to Handle. Sì, era il singolo che girava allora. A me Black Crowes di questo disco e del secondo disco mi piacciono. Penso si sono troppo messi a essere più Stones, Faces, roba così. Qua invece c'era un misto fra hard blues, no, esatto, inglese, no, hard blues, cioè comunque tipo i Thunderson, molto più tipo Southern Rock come, oh, okay, come cosa. Però all'epoca anche Black Crowes mi piacevano, e dal vivo furono anche una band più che eccellente, nonché insomma divertente. Poi ci furono Queens Like con Empire, gran disco, Empire, che abbiamo sia in CD che in vinile. E lo comporto sui CD che vinile. Esatto. Tanto uno di quei vinili che non ho mai sopportato quando escono. Non c'è un gatefold. Esatto, non si aprono a gatefold. Perché però, è doppio, sì. Esatto. Allora, forse il mio secondo preferito dei Queens Like dopo Promised Land. Ah, ok. Invece per me, io sono un fan di Rage for Order, ma... Beh, anche cosa ve lo pareci ormai, mi credo. Hanno un unico difetto, che lo so che mi sparerete, però a me non piace la voce del cantante. Che offete, insomma, cioè... in particolare. Esatto. E Queens Like già li avevo visti a Rolling Stone con i Lynch Mob di spalla l'inverno prima. E quindi un set più ridotto, però c'è chiaramente nel loro concerto a Rolling Stone fecero tutto Operation Minecraft dall'inizio alla fine, però insomma Empire era un disco strafigo, e mi pare quando hanno aperto il secondo pezzo hanno fatto Walking the Shadow, mi ricordo ancora, e cioè io mi sono proprio illuminato. Grande band, e un disco che ha sancito comunque il successo di Queens Like con la ballad Silent Lucidity, che insomma all'epoca spopolava su MTV, ma anche su Video Music per quanto riguarda l'Italia. Ok. Lo metto. Mettilo. Sta qua. Esatto. Poi i grandi assenti, però ne parliamo lo stesso, perché erano comunque. Allora il gruppo figo, vabbè, i Motley Crue con Decadence of Decadence. Non c'erano. Esatto, non c'erano. Comunque una raccolta. Il pezzo Primal Scream, sì, è quello che troneggia, insomma. È bello Primal Scream. Però è una compilation, diciamo, con dei pezzi inediti. Era un tour del loro anniversario di 10 anni di Motley Crue. Esatto. E comunque era il gruppo figo. E però non sono stati assenti.
Poi passarono chiaramente, molti li attendevano, era la seconda volta che mi vedevo i Metallica. Il Spinal Tap. Esatto, questa copertina. Sì, poi con il Spinal Tap è tutto nero. Qua invece, quasi invece c'è il logo un po'. Sì, sì, si capisce. Allora, cioè, ne abbiamo già parlato del Black Album, è innegabilmente un album che ha fatto storia, è innegabilmente un disco che ha catapultato i Metallica nell'Olimpo del Rock. Non ne parliamo più perché a me se ne è parlato anche troppo. A me Metallica da questo album in poi non mi sono più garbati, a parte gli ultimi due, che sono gli ultimi, no, due, tre, due che sono più simpatici, sono simpatici. Hardwired, vabbè, che io non sono mai stato un però, super fan dei Metallica, però dal vivo comunque sono fighi. E ricordo che dal vivo Metallica avevano ancora quella cattiveria che a me piaceva, avevano ancora il tiro, avevano, cioè, quando suonarono un Whiplash al doppio della velocità il mio pugno è andato su in alto, cioè le mie corna sono andate su in alto al cielo, cioè, quindi ma dal vivo anche l'apertura di Enter Sandman, Sad But True, non aveva senso, e comunque sì, perché avevano un tiro una, sì, volta, comunque, cioè, ha fatto innegabilmente. Io dal vivo Metallica mi sono piaciuti un casino, cioè erano giovani, avevano tutti i capelli e c'era Jason Newsted, però, ed era la seconda volta che li vedevo. E poi io gli AC/DC non li avevo mai visti e per forza dovevo esserci, e gli AC/DC uscivano con The Razor's Edge, e come abbiamo detto nella puntata degli AC/DC, secondo me l'ultimo grande album, innegabilmente Back in Black. Poi gli altri album hanno sempre avuto dei gran pezzi dentro, però a livello di album complessivo, insomma, non mi hanno mai più preso come prima, sebbene a me piacciono più con Bon Scott. E si fece un concerto magnificente, tra l'altro è testimoniato dal DVD o videocassetta. Sei tornato a casa senza orecchie, però. Sì, sono tornato a casa senza orecchie, però sono tornato a casa col dollaro. Col dollaro, sì, lo so. Che è là, vedi, dove ci sono tutti. Sì, il dollaro, poi sì, lo so. I biglietti ce li abbiamo da quella parte lì e c'è il coso. E AC/DC furono fenomenali. Dicevo, il DVD, che ormai è uscito in DVD, Live at Donington, che appunto testimonia quel tour, è innegabile. È stato strafighe, inutile dire e parlare. E quindi c'è, cioè, fu un Monsters of Rock, bello, con quei, quindi con delle band molto famose di punta, però abbastanza striminzito. Sì, cioè non c'era tipo il gruppo, tipo adesso vediamo, che c'è comunque. Sì, tra l'altro nel Monsters of Rock 92 dovevano esserci Danzig, doveva esserci Gunn, dovevano esserci altre due o tre band che poi non si presentavano. Misero Pino Scotto ad aprire il concerto e arrivai che sta suonando Pino Scotto. Mi sta suonando il pezzo di AC/DC, forse, non mi ricordo. Però subito dopo, io avevo molta attesa per i Pantera, anche perché la prima volta che dovevo vederli di spalla ai Judas Priest nel tour di Painkiller furono bloccati in autostrada. Esatto, doveva esserci Judas, Annihilator e Pantera nel tour di Cowboys from Hell e Annihilator nel tour di Never Neverland, e purtroppo i gruppi spalla non suonarono nella data di Brescia dove andai io. Però quando l'hai visto, Vulgar Display of Power era un disco comunque strafigo, e comunque dal vivo i Pantera non ci sono cazzi, anche se era la band, cioè, abbastanza dedita a attività alcolistica, roba varie, ma sul palco Vinnie Paul e Dimebag Darrell, ma anche Rex, cioè, erano una macchina da guerra. Poi li vidi nel tour di Far Beyond Driven a Los Angeles, e lì era un'altra storia, ma ancora più presi. Poi il concerto era completo. Comunque, che si dice di questo disco? All killers, no fillers. Esatto, però è chiaro che quando hanno fatto Domination, sul finale Domination, cioè, ma c'è il video su YouTube della data in Italia con scritto sotto Video Music. Sì, ma infatti di questo e c'è anche il video dove c'è Dave Mustaine che fa buongiorno e gli fa peace out. Esatto, e ci sono anche i Black Sabbath per quello, a parte gli Iron forse. Comunque si fu trasmesso parte del concerto, fu trasmesso Video Music dell'epoca.
e quindi lo trovate su YouTube. Però c'è, cioè, il disco di Pantera, secondo me è uno dei migliori. Ma alla fine, cioè, i primi tre per me, da Cowboys from Hell, Brutal Display of Power e Far Beyond Dreamer, sono tutti belli uguali, dipende dal periodo. Forse Cowboys from Hell è quello che mi piace un po' di più, ma anche Far Beyond Dreamer, boh, i primi tre sono tutti... Anzi, e poi, incredibilmente, furono messi prima, nonostante il successo che ebbe Cherry Pie, tra gli Warrant arrivano con un disco Dog Eat Dog. Tra l'altro noi abbiamo la versione vinile che abbiamo visto, capito, che vale anche un bel po' di soldi, insomma. E non è la versione remaster. È l'originale. È the original one, come tutte le altre che ci abbiamo qua. E... ecco, i Pantera, sì, Pantera, i Warrant si presentarono... E, cioè, anch'io rimasi un po' sorpreso, perché... a parte un repertorio molto incazzato, anche perché durante tutta la giornata c'erano due gruppi metal più... Pantera testa, non c'è, non puoi mettere in testa. Tra l'altro in Warrant ti devo vederli nel tour di Cherry Pie in spalla David Lee Roth, come c'è scritto nel biglietto, vedi là, come dire, Little Enough, cioè, special guest Warrant, e Warrant Noguera. Però cazzo, ovvio che c'è... Cherry Pie, Anthels con Tom's Cabin erano dei pezzi strafighi, sì. Però c'è, cioè, questo disco è uno dei dischi più sottovalutati del loro, perché c'è, cioè, no, bello, sì. Provano che sono una band che se vuole manda a casa, sì, 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 sì. Che se avesse voluto avrebbe spaccato i cui. Tra l'altro anche il look è molto più metal, tra virgolette, sì, un look più serioso, però insomma. Però Cherry Pie è più bello, secondo me, alla fine. Sì, Dio. E invece, per me fu la prima volta che vidi Testament. Ritual. Il tour sbagliato, benissimo. Però, insomma, mi ricordo quando Chuck Billy... Practice what you preach. Poi, divertito. Però, cazzo, quando ha fatto Over the Wall, mi pare anche... Disciples of a Watch, Trial by Fire, avevano fatto Cristo di un Dio, cioè, dal vivo, poi Alex Kolnick, veramente figo, cioè, questo qua doveva essere in teoria quello che per era tipo il Black Album, ma anche quando gli Anthrax deciso di fare Sound of White Noise, cercando anche loro di fare il loro Black Album, gli unici che non hanno cercato di fare sono stati gli Slayer. Gli Slayer, infatti, i numeri uno. Sono sbattuti i coglioni. Anche i Megadeth andavano su territori più sì, successivamente. Ma già Countdown su Extinction, senti che è un po' più. Esatto, che okay. Comunque, il disco che non è il massimo per me, come disco dei Testament. Invece, Megadeth. Countdown to Extinction è un gran bel disco. Cioè, Skin of My Teeth. Non ci sono cazzi, il pezzo Symphony of Destruction. C'è ancora il... Ma anche il Sweating Bullet, è bello. Hello, esatto. O Foreclosure of a Dream, Ashes in the Mouth. Cazzo, è un disco che... È comunque, come concetto, è molto più leggero rispetto a Rust in Peace. È già più tipo il loro Black Album, come concetto, anche questo qua. Sì, però... Anche se è Euthanasia, è più stile Black Album, tra virgolette. Sì, però c'è, non ci sono cavoli. Tra l'altro sarà scritto a te. Sì, l'ho fatto firmare a Marty Friedman. Disco fantastico, e dal vivo i Megadeth. L'unico problema che per me hanno avuto i Megadeth è sempre stata la voce, che non è stata granché. Però insomma, il concerto fu strafigo, si può vedere su Video Music. E il disco, cosa ne diciamo? Il disco non è il loro migliore sicuramente, però è un gran disco. Sì, rimane forse l'ultimo gran disco classico. L'ultimo gran disco, sì, perché dopo hanno fatto Distopia, che è bello, l'ultimo è bello. Sì, gli ultimi due sono nettamente... Sarebbero il giusto seguito di questi. Esatto, anche perché poi Cryptic Rhyme, Things, Risk... Ma ce ne sono alcuni belli in mezzo. Warfinite e Hero non li abbiamo. Sistemi anche tipo... E neanche Super Collider abbiamo. Per il resto abbiamo tutto. Non abbiamo, no, The Warfinite e Hero non ce l'abbiamo? No. Ma invece tipo anche coso, Endgame. Endgame è bello. Sono belli, però non quanto gli ultimi. Era United Abomination, era male, poi non era male The System of Space. Sì, ma non è che, cioè, sono belli, però sì, non però sono i livelli degli ultimi due. Gli ultimi due sono molto più... E invece per me fu il momento massimo del giorno. Con i Black Sabbath. Cioè... Hanno aperto con The Mob Rules. Vabbè, allora... E subito il mio pugno è andato in... cioè, le corna sono andate in cielo.
E io già i Black Sabbath li avevo visti con Tony Martin. Sto figo con Tony Martin. E nel tour di Endless Cross of the Tear, o uno dei due. Dei Tear due. L'hai visto? Tear, Tear. E... sai che c'è il lavoro di Tear, no? Ah, giusto. No, perché... e, però, cavolo, non è un mistero, ne abbiamo parlato. E insieme sono nate grandi polemiche, i Black Sabbath. Li preferisco stilisticamente con Ronnie James Dio. Che dire, il concerto fu magnificente. Tra l'altro non suonarono neanche Paranoid quel giorno lì. Sei rifiutato? Sì, perché non so se alla conferenza stampa qualcuno chiese quando tornava Ozzy Osbourne a Ronnie James Dio, sono girati i coglioni. Ho detto, giusto, ha fatto Iron Man, forse o i Children of the Grave. Boh. Però c'è tutto il resto del loro repertorio, Heaven and Hell, Mob Rules, e di questo disco mi pare che fecero solo Computer Guard o TV Crimes. Beh, no, hanno fatto Neon Nights, si devono descrivere. Sì, certo, pezzi più figli. Assolutamente. Però il disco, cosa diciamo del disco? Bello, non come Mob Rules, Heaven and Hell, ma molto bello. Sì, è un disco molto sottovalutato, secondo me. È un po' più doom metal, tra tante virgolette. Molto più duro, infatti anche i dischi che poi fece Dio... Ma dico anche doom metal. Sì, 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 ma che i dischi che fece Dio Strange dopo... Highways, cos'è? Strange Highways e anche Angry Machine... Sì, sono molto... Risentono molto di questo... Di questo sound, insomma. Sì, insomma... E poi per me giungeva a fine... serata, nonché la quarta volta che vedevo gli Iron Maiden di fila, tutti i tour, cioè quindi dal tour di Somewhere in Time a questo, il disco Fear of the Dark, ne abbiamo già detto, cioè anche tra i dischi più sopravvalutati, secondo me. Però ha due gran bei pezzi, di Quick or Be Dead e From Here to Eternity, sono due pezzi veramente fighi. Non, sì, non ci sono, cioè, sono proprio belli. Non ci sono cazzi, infatti... prima lo con di Quick or Be Dead, esatto, e poi The Number of the Beast, mi sì. Ricordo. Ci abbiamo anche il live anche di questo, che sì. Uscito il live in Donington, sì. No? E, che dire, gli Iron Maiden, li avevo visti anche il tour prima con l'ingresso di Jenny Gers. Adria Smith mi piaceva molto come scriveva, però dal vivo gli Iron, cioè non ci sono cavoli, band strafiga, tra l'altro. Come ogni disco fece parecchia roba di... Sì, facevano di Quick or Be Dead, From Here to Eternity, Wasting Love, Afraid to See Stranger, che sono Fear of the Dark. E da lì, sì, Fear of the Dark io non l'ho mai retta. Wasting Love facevano, che secondo me non è neanche così pessima. Però non so se l'hanno fatta in Italia, in Wasting Love. Non mi ricordo. Queste qua basta hanno fatto. Sì, probabilmente sì. E... che dire, Iron furono strafighi, non come nei tour di Seven Son e Somewhere in Time, che Somewhere in Time per me era la prima volta che li vedevo, nonostante avessi voluto vedere il World Slavery Tour, ma per motivi di età, all'epoca non, i genitori non ti facevano andare ai concerti, e manco si immolavano come mi sono immolato io, il mio grave a portarvi te, però c'è... Ah, giusto perché dei concerti mi interessavano. Sì, esatto. Sì, sì. Tipo Homer che regala la palla da bowling a Mario e poi usarla lui. Esatto, sì. Esatto. Come io con il tuo compleanno ti ho regalato il live di Ted Nugent perché volevo guardarmelo io. Esatto. Ho usato la scusa, a me piace anche lui, lo prendo. Ecco, insomma, questa è... Da qui in poi Monsters of Rock, col nome Monsters of Rock non mi erano più fatti. E il Gods of Metal. No, prima di Gods of Metal ci fu un festival chiamato Sonoria, dove comunque non era solo Hard and Heavy, c'erano, che so, il Pride and Glory, ci sono stati in quel periodo negli Stati Uniti e quindi non ho potuto vedere, anche gli White Snake con Warren Di Martini. Ah sì? Sì, c'era... hanno fatto di... ma mi pare anche Lenny Kravitz, ora non so perché non ero presente, e quindi Monsters of Rock rimase solo a Donington per poi chiamarsi Download Festival negli anni successivi. Poi in Italia iniziarono i vari Gods of Metal e quelli poi non li ho più seguiti, a parte due o tre che sono andato a vedere. C'erano anche i Marowar. Sì, uno sono andato a vedere il Gods of Metal per vedermi i Motley, e anche un altro Gods of Metal per gli Anthrax. Motley, Anthrax, sì, però, e poi qualche altro Gods of Metal che ho visto. Non mi ricordo, quello qui Judas ho visto, che c'era un Wiseman con Mr. B. Non mi ricordo, però andavo a vedere, insomma,
gruppi che mi interessavano, quelle volte che c'erano i gruppi che mi interessavano. E quindi qua si conclude il nostro nostra presentazione, racconto, allora il mio racconto, e tu sei di supporto perché in quel tempo eri un protone dell'universo o eri uno un vecchio di 90 anni che è morto, che è morto e poi sei reincarnato in te. Di 90 anni nel 92 non penso, magari di 70. Ma che cavolo, oppure che ne sai? Magari ne avevo 20 e sono morto per qualche altro strano motivo. Questo è interessante. Magari mi ero sotto un autobus all'epoca. Beh, comunque lasciamo parte dei discorsi di questo genere, ma scriveteci le vostre esperienze riguardo a questi Monsters of Rock. Se non avete visto gli altri episodi del Monsters of Rock, li abbiamo fatti, guardatevi a vedere. E cos'altro? Niente. Niente, stai in mezzo, basta. Cioè,